10% di musica italiana, contando che c'è Radio Italia che fa solo musica italiana, Latte e Miele, Radio Cuore, Radio Cuore. Mentre negli altri paesi, vai in Francia, in Inghilterra, in Sud America, hanno una legge che almeno il 40-50% deve essere musica. Questa cosa è presente, cioè ma anche in Sud America, c'è 50-50. In Polonia è 70% di musica polacca, per esempio, non ce ne frega niente, cioè, forse all'orecchio, però capito, loro hanno le leggi sulla musica. Ma gli artisti italiani per sfondare all'estero devono cantare nella lingua di quel paese? No, è vero, anzi, bello. Gli italiani famosi all'estero, tranne per la Spagna. Per la Spagna li ho sentiti sempre in spagnolo. In Spagna ti obbligano lo spagnolo, ma nel resto del mondo vogliono l'italiano. Sì. Soprattutto in Francia. Ma qui è anche un discorso di aziende. Cioè, allora, oggi la discografia è in rosso. C'è gente che continua a investire soldi, che non torneranno mai, perché se sai già che un prodotto, e specialmente questo vale per i giovani, perché uno che comincia oggi ha già finito ancora prima di cominciare. Io ho avuto la fortuna di cominciare nell'88, quando ancora le case discografiche dicevano questo è forte, magari al terzo album vendiamo, quindi c'era un lavoro di 3 album, di credere, le radio che passavano le novità, oggi i singoli, c'è il lavoro dei singoli. Diciamo che veramente, per chi comincia è veramente disastroso, io mi sono messo nei panni di un ragazzo che oggi vuole cominciare a fare un disco. Non ce la fai, allucinare, era più facile partire dalla fine. 20 anni fa che c'erano meno mezzi di comunicazione, che oggi che in realtà ce ne sono una valanga. Ed è sparita la comunicazione. È vero, per i giovani italiani è difficile, per i giovani che arrivano da altre parti insomma del mondo è facilissimo dalle nostre parti sfondare, anche se una canzone ti parla di papere. Sì. Comunque ragazzi, noi volevamo ricordare l'appuntamento di questa sera e quelli che sono i vostri... Come no? Ok, questa sera l'appuntamento? Stasera siamo nella trasmissione di Salvo la Rosa. Siamo nella trasmissione di Salvo la Rosa e canteremo questa canzone. Ok, quindi questa sera insieme uniti Francesco Baccini e Poglia. Mi raccomando, guardate tutti, tanto vabbè, sapete, no, che Insieme di Salvo la Rosa è come il Festival di Sanremo. In Sicilia è più che Sanremo. Questa sera anche oltre, perché col satellite li becco in tutte le Noi ragazzi vi salutiamo con l'augurio che questa proposta di legge sulla musica non rimanga solo una proposta, ma diventi qualcosa di più concreto. Veramente anche noi ce lo auguriamo. Complimenti davvero, complimenti di vero cuore, bravi, bravi. Francesco, guardate noi, guardate noi stasera per 3 minuti invece di guardare magari reality show, ecco, e basta. Stasera tra l'altro fate vedere anche il video, mi raccomando. Speriamo. Noi ce lo siamo portati dietro. Okay. Mi raccomando, perché è una cosa veramente straordinaria. Bravi. Grazie, ciao, grazie a tutti. Povia, grazie Baccini, quando volete, da queste parti. Ciao ragazzi. Le scale ci sono sempre. Ci risentiamo la canzone. Un'ascensore no, Non ce la risentiamo la canzone? Ce la risentiamo tra poco. Allora, tra poco noi tutti cosa uguali facciamo? No, andiamo in pausa. Andiamo ciao, in pausa. Ciao. Abbiamo delle news e poi arriviamo. Ho capito, andiamo in caos. Meno pausa. Ah, meno pausa. La grande